Ferrari Portofino, erede di Ferrari California e California T, racchiude in sé l'eleganza e lo stile del cavallino rampante, ma anche la migliore tecnologia e l'ingegneria di Maranello. Oggi si evolve per diventare Ferrari Portofino M, con il suffisso che indica il nome di modificata, a indicare le Ferrari che hanno subito un'evoluzione per elevarne le prestazioni. Nel caso della Ferrari Portofino M abbiamo un'evoluzione leggera all'estetica, quanto un'evoluzione più concreta sotto pelle a livello meccanico. Lo stile è rimasto lo stesso della normale Portofino, eppure le modifiche rispondono presente anche sulla versione M. Partendo dal viso si notano le prese d'aria più laterali che cambiano forma per un viso più aggressivo. Abbiamo poi la calandra con stecche in alluminio a sviluppo orizzontale, con le parti terminali che creano un contrasto tra i materiali. Spostandoci sul lato c'è un nuovo sfogo dell'aria all'altezza del passaruota che segue idealmente la corsa della bocca d'aria laterale con la pinna di squalo. Infine anche il lato B porta in dote la sua modifica. C'è un nuovo impianto di scarico che ha consentito di rimuovere la scatola dei silenziatori, con conseguente riduzione degli ingombri e uno snellimento complessivo del paraurti. L'estrattore è stato ridisegnato, è realizzato in carbonio ed è ora indipendente. Concludono il colpo d'occhio i passaruota che sormontano i cerchi da 20 pollici e che lasciano intravedere i dischi dei freni carboceramici. Lo stile estetico, scultoreo, ricercato ma anche elegante, lo si ritrova all'interno dell'abitacolo. Quest'ultimo ha una plancia articolata su più livelli, divisi da un inserto in alluminio che corre orizzontalmente dividendo le aree. Nella parte superiore c'è il touchscreen centrale da 10,25 pollici che racchiude l'infotainment con grafica 3D e supporto per Apple CarPlay e Android Auto. Da non dimenticare lo schermo touch da 7 pollici per il nostro passeggero anteriore, utile per tenere sotto controllo le principali informazioni per la guida, come la velocità, il regime di rotazione del motore e il rapporto del cambio in uso, nonché la possibilità di settare individualmente la musica e la destinazione preferita. Tra le razze del volante si notano i due TFT nel quadro strumenti, regolabili con gli appositi tasti dietro allo stesso. Al centro il contagiri analogico su sfondo giallo o celeste in base al colore della carrozzeria. Dallo stile classico Ferrari e il tutto è racchiuso da una profonda palpebra circolare antiriflesso. Il volante è piccolo e verticale. Per la comodità del guidatore, le leve del cambio sono vicine alla corona per cambiate più agili. Sempre sul volante ci sono i tasti per le frecce, quelli per i tergicristalli e il manettino che seleziona 5 modalità di guida preimpostate. Mi manca solo da citare il pulsante di avviamento del motore e il LED sopra la corona che visivamente mi indica il momento più opportuno per effettuare la cambiata. La Portofino M è stata sottoposta ad un'evoluzione che ha contribuito a migliorarne le prestazioni con l'introduzione di alcune novità tecniche come il rinnovato motore, l'ausilio di un nuovo cambio a 8 rapporti e l'introduzione di un selettore delle modalità di guida, questa volta con 5 posizioni. Quindi con l'introduzione della modalità wet e race. Il propulsore è posizionato davanti, dietro la sale anteriore, il più basso e arretrato possibile, così da permettere un bilanciamento dei pesi del 54% al posteriore e 46% all'anteriore. Il motore è un V8 3.9 litri con 20 cavalli in più rispetto alla Portofino normale, quindi 620 cavalli a 7500 giri, capace di sprigionare una coppia di 760 Nm e bruciare lo 0-100 in 3,45 secondi e gli 0-200 in circa 10 secondi, e poi raggiungere una velocità massima di 320 km/h. Via la trasmissione a 7 marce, dentro il cambio automatico a 8 rapporti, sempre doppia frizione. Più performante con l'unità capace di trasmettere il 30% di coppia in più e dagli ingombri ridotti del 20%. Il nuovo magnetino sul volante ci permette di variare su 5 modalità di guida preimpostate, tra cui le inedite per il modello modalità race e wet. La modalità wet è studiata per i fondi bagnati o sdrucciolevoli, mentre la vera new entry è rappresentata dalla modalità race, ancora più votata rispetto alla modalità sport alla guida più ludica e pistaiola, e che attiva il cosiddetto programma FDE, Ferrari Dynamic Enhancer,
un controllo della dinamica laterale della vettura che rende alcuni comportamenti più gestibili e prevedibili. Anche il pedale del freno è stato modificato. Questo è ora meccanicamente diverso grazie alla presenza di una leva più corta del 10% per frenate più precise e con un pedale più modulabile. La Ferrari Portofino M è una Gran Turismo che è anche Spider grazie alla presenza di un tetto reclinabile. Alla guida a cielo aperto abbiamo un buon comfort acustico anche sopra i 130 km orari. Il tetto si può aprire fino a 45 km orari e la sua completa apertura o chiusura avviene in 14 secondi. Per portarsi a casa la Portofino M, il vostro assegno dovrà riportare una cifra di almeno 206.000 euro. Le consegne previste in Europa e in Italia verranno effettuate a partire da giugno 2021.